possiamo anche fare i pavimenti. Scusate, ma... Ahà, l'ho trovato finalmente. Quarzo Pulsars. Ma che bella zona bucolica con le cascate. Oh wow, ho trovato un gigantesco cratere. Oh porca miseria, quello che cos'è? Il generatore di fusione nucleare. Lo sento molto nucleare. Ok, come potete vedere, sì, abbiamo le prime api. Oh, ma guarda che belle che non sono. Ho trovato i funghetti. Vai che ci si fanno le peggio tagliatelle. Ok, abbiamo trovato una chiave aliena. E abbiamo anche le indicazioni su dove usarla. Salve a tutti, io sono TheLoneGamer e bentornati su Planet Crafter. Sì, ovviamente io sono il telone del futuro che è due episodi più avanti di voi, ma vabbè, dettagli. Vi dico solo che in questa puntata riusciamo a mandare avanti un bel po' la nostra terraformazione. Finalmente abbiamo le api che ci daranno il miele, le farfalle, piccole stelline che ci permetteranno di aumentare considerevolmente la popolazione degli insetti, che in alcuni biomi stanno iniziando anche a spawnare naturalmente. E dulcis in fundo, finalmente riusciamo ad avere una sorgente energetica molto più efficiente. Madonna, signori, accade di tutto in questo episodio. Buona visione! Allora, fatemi controllare come siamo messi a terraformazione. Non è male, stiamo aumentando considerevolmente i livelli di biomassa, come mai prima d'ora. Siamo giù di calore. Il calore tuttora è il parametro di cui non ci siamo presi abbastanza cura, e sappiamo tutti perché. Perché il telone, in verità, il telone del passato, si è dimenticato di distruggere tutti sti cocchio di radiatori G3. Beh, l'onino. Ok, praticamente ha riempito l'inventario, non sta a far cagate. Sì, fra due secondi vado a lanciare un razzo, questo è poco ma sicuro. O quello o i porchi, ragazzi, non è che ci abbiamo molte alternative. Allora, la zona qui l'abbiamo... Oh, bellamente ignorata! Però c'è uno spazietto libero e mi sono effettivamente già craftato tutte le risorsine per costruire un altro ripicocchio di riscaldatori. Sperando ovviamente, showcaro, di avere abbastanza energia elettrica o non lo so. Mi metto proprio una cifra a piangere, questo è poco, ma sicuro. Dimmi che posso mettere un altro... Sì, ok, avevo fatto i conti giusti. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Olle! E ovviamente... livello di alimentazione basso. Sì, e dopo vado a mangiare, ciccio. Vediamo di lanciare proprio un razzo che mi aumenti la percentuale del calore. Ed era... questo. Ok, mi serve solo un po' di cobalto e un motore a razzo. Banale. Oh wow, era un bel po' che non vedevo un acquazzone. Beh, direi che la natura ha bisogno di essere un attimino irrigata. Rocket, perfetto. Ormai non li devo più craftare i motori. Saranno tre episodi che non crafto un motore. Grazie al fatto che li troviamo in giro. Là, li stiamo riscaldando veramente un sacco. E il telone di se mi si è craftato l'ennesimo razzo per l'attrazione degli asteroidi. Quindi sì, siamo per essere colpiti da una pioggia incredibile di asteroidi. Vai coso, che papino ha bisogno di molto ma molto più calore. Sto neanche qua fermo ad aspettare. Aha, come potete notare, dal momento esatto in cui lancio il razzo, il livello di calore adesso è aumentato esponenzialmente. La pressione non è fantastica. Potremmo aumentare appena possibile anche questa mettendo altre... Ma ce ne abbiamo un bel po' di Super Lega. Quindi che cocchio sto aspettando in effetti. Corrente 246 kW. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, ci manca ancora un GTI di terraformazione. Quell'incubatrice è praticamente nostra. Se aumentiamo abbastanza il calore, sblocchiamo... Sì, adesso vado a magnà. Il generatore di fusione nucleare. Ok, non so cosa richieda, ma questo dovrebbe darci una quantità spropositata di corrente. Ok, la pioggia di meteoriti è finita. Grazie caro, craftami un paio di super leghe che facciano una grande differenza allo stato attuale. Me ne servono 2, 4, 6, 7. In teoria me ne bastano 6. E poi 6 di osmio. Oddio, sto facendo una confusione che voi non ci avete idea. Sì, volevo craftare praticamente... Ah no, 6 solo per una trivella. Va che culo, abbiamo altre 6 super leghe giuste giuste. E ora le ho finite. Ma che stracocchio! C'è solo un problema. Dove cocchio le metto adesso? E soprattutto come facciamo a fare in modo che quella macchina influenzi anche... Oh, no, non adesso. Non rompete le scatole. Dicevo, influenzi anche la nuova trivella. Cerchiamo di essere tattici. Riesco a metterla un po' compenetrante. Vediamo un po'. La sgnacco proprio lì volgarmente. In teoria dovrebbe essere sotto l'effetto. Vediamo un po'. Ah, gioco dice sì, perfetto. Quindi possiamo anche fare i furbacchioni. Molto bene, anche l'altra trivella è stata raggiunta. Meraviglioso, meraviglioso. Scusate, ma è solo una tempesta normale? Ah, ok, pensavo ci fosse qualcosa di più eclatante. Ok, se vogliamo aumentare l'ossigeno devo piantare altri spargitori di alberi a sto punto, visto che abbiamo una grande quantità di risorse di base, soprattutto perché le abbiamo trovate in giro. Possiamo, non lo so, metterlo anche dall'altra parte.
è diventata una zona molto molto bucolica, eh. È uno spettacolo, gente. Di sto passo davvero raggiungeremo un'atmosfera completamente respirabile. No, davvero, non dover controllare più l'indicatore di ossigeno è una benedizione dal cielo. Ok, ho tutto il necessaire. Dimmi che ho lasciato qua la pianta lo scorso episodio. Oh, seme di albero Soleus. Non mi ricordavo effettivamente dove fosse il DNA. E poi mi sono ricordato come funzionava la macchina stessa. Perfetto, spero che questo ci permetta di aumentare vertiginosamente il quantitativo di piante che possiamo produrre. Come al solito lo dobbiamo mettere vicino all'acqua. Peccato che purtroppo... Ah! Avete visto quelle strane piccole pozze di acqua? Probabilmente servono per queste. Ci puoi far crescere gli alberi tutto attorno. Allora mettiamolo, che proprio a malapena tocchi l'acqua. Ok, abbiamo abbastanza energia. Sgnaccaci dentro il seme e voilà! Questo produce 97 grammi al secondo in più di piante. E vabbè, la maggior parte degli alberi cresceranno probabilmente da questo lato, se dovessi ipotizzare. Dovrebbero essere leggermente differenti, se il DNA ha fatto il suo lavoro, ovviamente. Ottimo, è l'alba di un nuovo giorno per il telone della vita vera. E come potete notare, abbiamo raggiunto quasi, manca veramente pochissimo, i 5 GTI di terraformazione. Il che vuol dire, figlioli, che stiamo per sbloccare finalmente l'incubatrice. Intanto che preparavo questa puntata, mi hanno sbloccato un progetto molto ma molto importante, ovvero il generatore di fusione nucleare. Genera energia che alimenta tutte le macchine del pianeta. Figlioli, per fare una piccola comparazione, il nostro reattore nucleare G2 genera 331 di energia. Questo genera 1485. Yuhu! Ok, con uno di questi ci alimento, non dico tutto, ma insomma ci siamo capiti, perché consumiamo letteralmente 3080 kW di corrente ogni secondo. È qualcosa di assurdo. Pertanto dobbiamo probabilmente rimuovere tutti i pannelli solari, che allo stato attuale fanno ridere i polli. E tutte le risorse che avremo risparmiato dai suddetti pannelli, beh, li possiamo utilizzare per craftare soprattutto quella stracocchio di Super Lega. Allora, in attesa che arrivi a 5, vi faccio vedere. Sono stato un bravo bambino, ragazzi. Dopo 8400 episodi sto iniziando a riordinare tutte le risorse, ognuna in ogni singolo magazzino. Dite che sono stato bravo nei commenti. Sto cercando di essere un bravo survivalista e tutte cose. Poi sì, se andate a aprire qua c'è un casino veramente incredibile, ma lasciamo stare che è meglio. Ok ragazzi, siamo praticamente arrivati a 5. Allora, in attesa che gioco mi sblocchi nuove strutture, vi faccio vedere, come dicevo, a cosa sto lavorando. Allora, volevo spostare qua del lago e praticamente tutta la nostra zona agricola, con le piante, gli animali e via dicendo. Allora, la biocupola G1 la lasciamo lì con tutto il cibo, perché è più vicina al biolaboratorio, vi dicendo. Yeee, abbiamo l'incubatrice. Tuttavia, la sua versione G2, che ci fornisce la corteccia e la cupola delle farfalle, invece, le volevo piazzare direttamente qua sul lago. Ho una mezza idea. Mantienimi stabile, porca la miseria, che devo premere troppi tasti nello stesso momento. E a un certo punto il testa di minchia mi fa anche precipitare. Ok, mettimi un angolino dell'unità abitativa di qua, perfetto. In parole povere, vorrei mettere da questo lato le strutture per le farfalle e da quell'altro le biocupole G2. Parlo al plurale perché molto probabilmente avremo bisogno di più tipologie della medesima struttura. Ok, ho liberato parte dello spazio nell'inventario, quindi senza il benché minimo rispetto dovremmo poter decostruire, distruggere, chi più ne ha più ne metta, entrambe le strutture. C'è qualcosa di pieno all'interno. Cosa? Ah già, giusto, mi avrai probabilmente prodotto, ecco qua, un po' di corteccia d'albero. Ottimo, ora rimuovi la porta e rimuovi la struttura. Ok, sì, in qualche modo ora dovremmo vedere di riutilizzare questo angolino vuoto. Tuttavia, quello che mi faceva triggerare male era il fatto che le strutture si stessero compenetrando male col terreno. Ho installato una mod che ti permette una leggera compenetrazione, però sì, dopo un po' diventa una cosa abbastanza bruttarella. Allora, rimpiazziamo, come dicevamo, entrambe le strutture. Come faccio a sapere se è agganciata? Scusate. Oh mio Dio, è più complicato del previsto. Allora, puntiamo così, fai caro. Ok, prima struttura agganciata con successo. Prendimi la biocupola G2 senza precipitarmi in acqua e me l'agganci. Dai, non ti ribellare. Dai, ok, ok, direi che è allineato correttamente. Ottimo. Ci ho messo solo 3 minuti, non chiedetemi perché, ma ditemi che è tutto correttamente installato. Oh oh oh, sì, completamente operativo e comincerà a fornirci, se siamo fortunati, un bel po' di corteccia. Anzi, vorrei capire se questa volta entrambi i terminali ci daranno per l'appunto della corteccia, oppure se probabilmente segnano entrambi lo stesso magazzino, che è la cosa più probabile. E ottimo,
Ora, come potete vedere, la struttura non è più compenetrata male con il terreno. Appena possibile dovremmo anche poter mettere le adorabili farfalline, piccole stelline. Nel frattempo mi sono anche procurato una discreta quantità di cobalto, risorsa che normalmente non raccolgo mai, serve tendenzialmente per i vetri, perché ho scoperto nelle scorse puntate che non solo possiamo fare le finestre o i soffitti, ma possiamo anche fare i pavimenti. Scusate, ma gioco, questa non mi è piaciuta. Ok, non starci sopra, Lonino. Vediamo un po'. Oh, ok, è tipo vista lago. Come, cosa poi è? Credo sia un campioncino di alga compenetrato male, se dovessi ipotizzare. Però sì, come avete capito, possiamo fare i pavimenti vista lago. Non è male. Sempre meglio della cara buona vecchia e volgare lastra di metallo. Oh, ok, dobbiamo solo fare attenzione quando si bugga. Ok, mettiamo comunque una porta dell'unità abitativa, ma dall'interno. Ottimo, così non si compenetra male. Perfetto, la zona è quasi operativa. Qui al centro, casomai, possiamo... Oh, buongiorno, cos'è successo? Perché ci sono alghe standard? Ah, vuoi vedere che erano delle alghe normali? Quando ho spostato il generatore di alghe, lì come cocchio si chiama, si sono convertite invece in tubetti di alghe. Credo che sia la spiegazione più logica. Acquity pack. Ma va bene così, gioco, ti lovo comunque. Senti, riportiamoli indietro perché dobbiamo probabilmente utilizzarli. Dicevo, non mi toccare sempre l'acqua. Qui al centro possiamo mettere anche dei corridoi ed eventualmente piazzare altre strutture abitative se fosse necessario. O casomai distanziamo un po' il tutto. Non lo so. Lo vedremo, lo scopriremo in futuro. Allora, ritorniamo indietro, anzi dovrei partire all'avventura, anche se ormai è un cicinino tardi, perché ci dobbiamo, come dicevo, procurare quel cocchio di quarzo pulsar che, come ben sapete, lo abbiamo trovato in quel bioma tutto scuro, con quegli strani cristalli scuri che erano un po' bioluminescenti. Ne abbiamo bisogno perché altrimenti non posso andare avanti con tutti i nostri lavori. Vediamo invece cosa ci serve per l'incubatrice. Usa questo strumento per creare nuovi insetti con larve e mutageni. Le mutazioni possono dar vita a larve differenti con la stessa formula. Alcune mutazioni devono essere coperte, tuttavia richiede quasi 200 kW di energia. Zio Billy, richiede fertilizzante G2, superlega e capsula di ossigeno. Sì, dopo vado a bere, non rompere i maroni. Guarda, bevo adesso, perfetto. Ho trovato del fertilizzante G2, neanche a farlo apposta. Una capsula di ossigeno di solito me la regalano qua fuori. Vediamo un po', qui no. E eccola qua, ottimo. Scusate, ma c'ho tipo tutti gli armadietti pieni e non so dove depositare codeste alghe. Perfetto. Butto qua anche la corteccia d'albero e queste dopo vado a depositarle. Poi ci serve... Ah, la corteccia d'albero, come l'ho detto, apposta, recuperata, e della Superlega. E il gioco è virtualmente fatto. Ok, allora, allo stato attuale direi che la suddetta incubatrice ci converrebbe costruirla direttamente. Beh, e se la mettessimo nel biolaboratorio a sto punto, quindi là lasciamo le creature, mentre invece questa la teniamo come zona operativa... facciamo sempre in tempo a spostarla. In caso di necessità abbiamo sto mega laboratorio pressoché vuoto. Uila! Ok, una struttura molto, ma molto più grande del previsto. Direi che qua dentro, non è che ci stia, ma proprio per nulla. No, gente, abbiamo un bel problemozzo. Ok, niente da fare, creiamo una nuova zona. Fatemi giusto recuperare un po' di titanio extra e un po'... Titanio ne abbiamo anche troppo, Lonino. Vabbè, un po' di ferro extra per Fieto. Allora, ho una mezza idea, non so se funzionerà. Allora, mettimi corridoio 1, tac, corridoio 2 senza cadere. Perché non riesci a fare due cose assieme senza farmi precipitare in acqua? Vabbè, insomma, ci siamo capiti, quelli saranno i corridoi. E in parte mi ci appiccichi... Vammi su che non vedo niente. Ma perché ti rimbecillisci così all'improvviso? Vabbè, mi ci appiccichi un'unità abitativa grande più grande, che diventerà effettivamente il nostro attuale laboratorio. Ogni tanto la mia vita è inutilmente complicata. Facciamo una cosa del genere. Mettimi una finestrella qua. Perfetto. E una bella porticina invece da quest'altra parte. E poi casomai apriamo il tutto. Vediamo un po' se ho ancora... No, ho finito il ferro purtroppo. Pertanto piazzatemi intanto molto volgarmente in un angolino la nostra incuba... Trice, sciauca. Porca la miseria, abbiamo finito la corrente. Ma dai, ma non ci credo mai nella vita. Possiamo craftare una larva di ape con una larva non comune. Sì, finalmente possiamo allevare le api. Hyper, sei contento? Non so neanche se Hyper segua questa serie, ma insomma ci siamo capiti. Non si vede più un cocchio di nulla qua fuori, dannazione. Allora, non fatemi perdere tempo. Piazzami volgarmente un ulteriore pannello solare qua. Ok, abbiamo a malapena la corrente sufficiente per mantenere attive le varie strutture. Quindi sì, figlioli, domani mattina si parte assolutamente
All'avventura Titanius Shao Caro, perfetto. Assicuriamoci solo di avere abbastanza risorse con noi in modo tale da non rimanere fregati. Mi serve un po' di ossigeno e il gioco è fatto. Ottimo, è l'alba di un nuovo giorno. No, no, non nella vita vera, intendo nel gioco, ragazzi. Vediamo di partire in anticipo, così non sprechiamo luce del sole, anche se nel bioma che stiamo per raggiungere è tutto buio, ma insomma ci siamo capiti. E lungo il percorso continuiamo comunque a procurarci sta cocchio di zeolite. Da quello che ho visto, figlioli, spawna solo naturalmente nei pressi delle radici. Non chiedetemi come funzioni, ma diciamo che lo accetto molto passivamente. E mi serve anche un pochettino di osmio, perché lo abbiamo finito craftando le trivelle G4. Ok, vedete, è qui che vi dicevo lo scorso episodio. Qui possiamo mettere i tubi degli alberi e effettivamente, ok, direi che siamo in zona corretta, riempire la zona circostante di alberi come non ci fosse un domani. Quella chest messa lì ha un aspetto molto ma molto tattico. Oh wow, mutageno fa comodo, super lega, fertilizzante, wow, cioè portami via tutto tranne la lastra di iridio che non me ne faccio nulla. Io in verità ero arrivato qui per altro, quel nuovo quarzetto bello rosa che santo daltonismo, in questo caso io lo confondo molto ma molto. E questo cos'è? Zeolite, ah, zeolite classica, ok, qui spawna come cristallo standard. Dicevo, lo confondo tanto col cobalto, quindi farò una fatica veramente incredibile. I colori sono tutti distorti. Oh, ma porca la miseria. Oh, guarda, guarda. Credevo che sarebbe stata una risorsa molto più facile da individuare, questo del semplice osmio. Vediamo se forse per un buccio di chiurlo la troviamo nella chest. No, osmio, seme... vabbè, porta via. Casomai mi sbarazzo dello zolfo lungo il percorso. Non sono venuto qui per questo, avanti. Ah, buon Salvino. Direi che qui qualcuno ha sminchiato le collisioni. Scusate. Sì, qualcuno ha sminchiato un sacco le collisioni. Lasciamo stare, dai, lasciamo stare. Provo a spingermi in questa direzione. Laggiù c'è sicuramente un altro bioma. Aha, l'ho trovato finalmente. Quarzo pulsar. Sì, peccato che me ne servono tipo 6-7, se dovessimo essere onesti, quindi... Intanto ho sbloccato achievement secondari, perfetto. E niente, sono qua da 5 minuti, non ho trovato un altro campioncino neanche a pagarlo. Livello ossigeno basso, sì, ci avresti anche ragione, in effetti. E di colpo c'è il sole. Mi sembra giusto, allora aspetta che crafto intanto volgarmente un'unità abitativa con tanto di accesso. Ok, così almeno ci possiamo ricaricare. Speriamo di poterlo craftare forse noi in qualche modo, perché altrimenti siamo belli che fregati. Allora, lasciamo qui per adesso l'unità abitativa, così ho l'inventario un po' più vuoto. Tanto abbiamo sempre il tanicozzo d'ossigeno. E wow! Ma che bella zona bucolica, con le cascate. Bello sto posto. Oh no, una tempesta adesso. Gioco, mi dai un po' di coso pulsar, che non mi farebbe schifo. Super lega. Prendimi un po' della super lega. Che stracocchio. Il resto le posso craftare. No, la tusca non la posso lasciare qui. E che stracocchio. Wow. Improvvisamente questo luogo è molto meno bucolico. Stanno... piovendo dei meteoriti. Perché mai una starcocchia di gioia? Non è che magari sono meteoriti che contengono esattamente la risorsa che mi farebbe comodo quando mai nella vita, vero? Facciamo che mi rifugio sott'acqua, così a prescindere non dovrei prendermi asteroidi sulle gengive. Sicuramente ci saranno chest nascoste. Mi aspettavo di trovare qualcosa di più... di più utile in queste zone, figlioli, ma sono un pochettino deluso. A guardarlo così sembra la versione aliena dello sfondo di Windows XP. Ma vabbè, dettagli. Che spettacolo! No, davvero è il luogo perfetto in cui... in cui fare una base. Io continuo a dare ancora un'occhiata veloce veloce, ma mi sa che mi conviene tornare indietro. Oh wow, ho trovato un gigantesco cratere. Oh porca la miseria, è quello che cos'è? Forse non mi ci dovrei avvicinare. Sembra molto ma molto rovente. Oh dannazione, mi sono allontanato troppo dall'unità abitativa. Ok, andiamo a mettere i nostri santi piedini sulla strana roccina potenzialmente radioattiva. Cosa potrebbe mai andare storto? Ok, non mi sta danneggiando. Mi ci sono compenetrato dentro perché mai una cocchia di gioia. E tutto questo per... non mi dite che è solo estetico? Perché mi incocchio proprio una cifra. Mi aspettavo di trovare qualche risorsa unica e rara. Vediamo un po' se ci passiamo sopra. Oh wow, ho trovato un'asta di iridio piantata così a random. No, diverse aste di iridio. Ok, nulla di troppo interessante. È pieno zeppo di iridio in pratica. Wow, guardi, ne avevo parecchio di iridio. Ma grazie del pensiero. Almeno la chest sott'acqua, ti prego. Vediamo un po', un motore, altre super lega. Se li porta via il motore a sto punto. Che cocchio devo fare pure io?
Non ho trovato altre tracce del minerale. Non in questo bioma, quantomeno. Mi sa che non gli appartiene, molto probabilmente. Ma che brutto cielo, ragazzi, dannazione. Ce la faccio? Ce la faccio per il rotto della cuffia, lo so. Mi servono ancora proprio 3 nanosecondi. 2 nanosecondi. 1 nanosecondo. Ce la faccio. Non potevo usare quei cocchi di Tanicozzi. No, perché sono pirla. Ok, ho fatto. Beh, salviamo la partita, che vorrei evitare di farmi inchiate. Ok, non penso stia per accadere nulla. Zio Billy, che panicume assurdo. Questa zona è così scura che la mia torcina è virtualmente inutile. Oh miseria, malapena ho individuato sta chest. Oh, bene, doppio quarzo pulsar e... moltiplicatore di calore 500%. Altra ottima notizia. E... no, questa asta di iridio te la puoi tenere. Aspetta, vediamo un po' se trovo qualche larva comune. Ah, è normalissima purtroppo, quindi... Sì. Ah no, larva non comune. Senti, droppami a terra un po' di zolfo, perché ho trovato un'altra di queste larve non comuni. Tanto vale portarsele via, visto che dobbiamo dar vita a delle meravigliose farfalline. Aspetta, credo che tu sia lui. È lui? Sì, quarzo pulsar, alleluia. Oh, meno male, larva... ah no, questa è comune, ok, lasciamola lì. Quanti quarzi pulsar? Oh, solamente 4. Oh, ma che palle. Me ne servono decisamente una cifra in più. Perché non spawno? Sì, Lolino, ma c'è tipo l'inventario pieno. No, ancora uno ne puoi portare via. Oh, mal che vada, droppo quale larve. E chi si è visto. Era proprio in parte della grotta? Ok, mi sono messo un po' ad esplorare e direi che questo è un bioma molto ma molto lavico. Quella è un'astronave grande più grande. Mi pare che l'avessimo individuata negli scorsi episodi con il nostro radar, però... per adesso eviterei... sì, già. Eviterei di metterci i miei santi piedini. Rimandiamo perché abbiamo un bel po' di lavoro da fare quest'oggi. Grazie, fortuna. Perfetto. Ok, direi che ne abbiamo a sufficienza. È pieno zeppo di strane grotte, solo che io ho la torcia accesa, per inciso. No, non sto scherzando, ragazzi. La mia torcia è accesa. Solo che non si vede uno stracocchio di nulla. E abbiamo trovato... larve comuni. Poi scusami, basta controllare. Ne servono 5! 5! Perfetto, di cristalli pulsar. Facciamo una bella cosa. Cuccati l'ossigeno, Lonino, e vedi di tornare indietro. Per adesso con un singolo generatore. Potrebbe essere la scatola di prima, presumo. Oddio, non lo so più nemmeno io. Lo prendo come un sì. Prendimi questo e questo. Dicevo, con un singolo di questi nuovi generatori a fusione ci alimento tutto. Tutto, figlioli, tutto. Oh, che fatica. Base, dolce base. Tu non hai idea di quanto mi fossi mancata. Allora, quanta superlega abbiamo? Più che sufficiente per il nostro progetto. Allora, faccio una coda brutta, ragazzi. Ignorate quello che sta per fare il telone. Mi metto a distruggere molto volgarmente, anche se non ho fatto nell'inventario, le varie strutture. Oh, zio Billy, che casino. E se trovo un millimetro quadrato di spazio libero, ci sgnacco questo generatore di fusione nucleare. Ah, ma è piccolo e adorabile. Però ci sono gli oggetti che rompono i maroni, ma porca. Ecco, ora ho liberato l'inventario. Sei contento, gioco? Perfetto, abbiamo anche ripulito tutta la zona. Abbiamo un po' di madre natura in mezzo alle palle. Ma il telone disse mi si è craftato il generatore di fusione nucleare. Lo sento molto nucleare. Porca trota, ragazzi. Ora sì che siamo a posto per un bel po' di tempo. Possiamo davvero abbattere tutti questi maledettissimi pannelli solari. Una larva comune qua, in mezzo a nulla, perfetto. E per adesso vediamo intanto di recuperare le risorsine, che come ho detto converto tutte in super lega. Credo che manchi solo dell'alluminio. E il gioco in verità è fatto, sì, più o meno, appena ho svuotato l'inventario. Sarei tentato da automatizzare la produzione direttamente tramite sto coso, ma... Meglio di no, perché sennò rischio di finire tutto quello che abbiamo accumulato in 1,8 secondi. Ok, altre 4 superleghe e 8 guarda, il mio inventario è molto ma molto più libero. Chi lo avrebbe mai detto? Ok, droppami qua per adesso il quarzo pulsar. Signori, con il moltiplicatore di calore piazzato nel punto giusto ne vedremo delle belle. Allora, tuttavia devo usare un'asta di uranio e cos'è che serviva per l'ottimizzatore? Polvere esplosiva. Aspetta, non ho preso l'asta di uranio, scusa, perfetto. Dicevo, polvere esplosiva e un po' di ferro. Non ci sono problemi. Anzi, datemi mezzo secondo che voglio controllare i valori energetici. Abbiamo un kilowatt, anzi, 1408 kilowatt di corrente disponibile. Una volta rimossi tutti i pannelli solari... oddio, lasciamone un po', è inutile rimuoverli, voglio dire. A risorse siamo messi strabene, figlioli.
In realtà non è così tanta corrente, ma ammettiamolo, a sto punto mi converrebbe puntare tutto su questi generatori di fusione, a patto di riuscire a trovare quel cocchio di quarzo pulsar, come cocchio si chiama. Come ho detto, spero che il gioco ce lo faccia craftare. Ah, eccola qua. Dicevo, ce lo faccia craftare in futuro. Allora, sono calate le tenebre. Ah no, sta sorgendo di nuovo il sole. Perfetto, perfetto. Allora, dobbiamo metterlo in una zona abbastanza centrale. Tipo qui sicuramente mi raggiunge almeno i 4 generatori. Ottimo. Perfetto, vediamo un po'. Ci sono diverse righine, quindi ammetto sto facendo una confusione incredibile. Facciamo finta di nulla che è meglio. Allora, allo stato attuale il riscaldatore produce 538 pk al secondo. Se mettiamo dentro questo moltiplicatore. Ok, si sono attivati. Sì, i macchinari circostanti di sicuro. Praticamente passiamo a 2690 ottimizzato al 500%. Wow! Ok, ora immagino che l'indice di terraformazione subirà un'impennata veramente incredibile. È il primo del suo genere che troviamo. Tendenzialmente abbiamo trovato moltiplicatori per l'ossigeno. Ah, non mi ero mai accorto che ci fossero le freccine sopra. Ah, buono sapersi. Ma ciancio alle bande. Ciao caro, vieni da papino. Dicevo, ciancio alle bande. Vediamo di ritornare all'interno delle nostre biocupole. Vediamo un po' cosa ci serve per craftare ste cocchio di larve e tutte cose. No, vi giuro figlioli, decisamente troppi traumi. Allora, ritornando a noi, se vogliamo una larva di ape ci serve una larva non comune. Ah, per fortuna che le abbiamo trovate. Ah, ne ho solo una. Tristezza a palate, dobbiamo ritornare laggiù appena possibile. Anzi, bloccami la ricetta. E poi abbiamo visto del mutageno e del fertilizzante. Se invece vogliamo piazzare delle farfalle, ci basta una larva comune, sempre del mutageno e altro fertilizzante. Per la penga invece una larva rara. Ah, varia il moltiplicatore di insetti. Vedete, qui è 230 e qui è 120. Un baco da seta. Uova di pesce. No, ok, non esageriamo. Per adesso concentriamoci su questi due progetti. Due mutageni li abbiamo trovati e il fertilizzante lo crafto in 1,8 secondi. Mio Dio, ragazzi, quanto non è esteso questo gioco. È veramente qualcosa di assurdo. Allora, mi servono 4 melanzane, di sicuro. Da quest'altra parte prendimi i mutageni. E che altro serviva per il fertilizzante, che c'ho un vuoto di memoria? Ah sì, i campioncini di alghe, ecco qua. Ok, dovrebbero essere abbastanza. Vai di fertilizzante 1, fertilizzante 2. Era quello base, no? Sì, perfetto. Ok, abbiamo tutto il necessaire. E il telone disse mi siano craftate le api. Come funziona? C'ho cliccato. Ma non sta... Ah sì, aspetta, devo cliccare di qua. Scusate. Allora, abbiamo detto larva non comune, fertilizzante, mutageno, ricerca. Ah, è praticamente un manipolatore del DNA. Un po' come abbiamo già fatto con gli alberi. Lui ora si metterà a sequenziare il DNA e ci darà la nostra prima ape. Oh, meno male, e immagino che dovremmo metterle all'interno di una struttura che abbiamo sbloccato diversi episodi fa, ovvero l'alveare, che a sua volta ci richiede superlega, fertilizzante, pepite di plastica, anzi di bioplastica. Ok, vediamo di salvare il progetto, così appena torno indietro vedo di craftare il tutto. Dai, coso, quanto ci vuole, forza! Ok, nuovo progetto ricevuto, larva di farfalla chevron. Cioè, aspetta, ma proprio adesso non c'entra niente... Ah, non c'entra niente con quello che abbiamo fatto fino adesso. È un progetto di... è un moltiplicatore di insetti 250%. È la versione più potente della penga. Però, ancora una volta, ci richiede la larva rara. Per adesso mi accontenterei delle api e delle farfalle. Ok, come potete vedere, sì, abbiamo le prime api. Recuperami intanto questa larva. Perfetto, e rimettiamo dentro la macchina una larva non comune, un mutageno, un fertilizzante e parapapà, dovremmo avere quella, come cocchio si chiamava? Aspetta, la farfalla azzurre. Ottimo, ottimo. Dove cocchio troveremo tuttavia una larva rara? Probabilmente nei biomi più lontani dal luogo in cui ci troviamo adesso. E voilà, abbiamo tutto il fertilizzante di cui il telone potrebbe mai aver bisogno. Pepite le abbiamo trovate in giro. Non c'era neanche bisogno di craftarlo, razza di imbecille, ne avevi già a sufficienza. Aspetta, cos'altro mi può servire? No, aspetta, le farfalle vanno messe all'interno della cupola che abbiamo già creato. Allora, va da sé che l'alveare ci permetterà di aumentare la quantità di insetti presenti sul pianeta. Ci serviranno un bel po' di alveari. Ragazzi, lo possiamo mettere tipo dovunque. Ovviamente va messo all'esterno, non posso metterlo all'interno, c'è abbastanza ossigeno. Per le nostre apine, sgnacamelo tipo qui. Ok, e oh, guardale le api. Sì, potevamo dargli anche una struttura dall'aspetto molto meno futuristico. Consuma 22 kW di corrente, produce 350 grammi di piante al secondo e 15 grammi di insetti. Tempo di produzione di cosa?
Ah, ci produce il miele. Cosa me ne faccio? Forse posso cucinare del cibo più nutriente. Quindi ogni 2 minuti e mezzo abbondanti. Seme di albero cernea. Possiamo sviluppare nuovi alberi. Dicevo, ogni tot minuti, insomma, dobbiamo ritornare qua. Ma ti sei impaccato male? Ed è un po' stortino, Ciccio. Allora, datemi mezzo secondo, scusate. Mettiamola così. Se devo raccogliere il miele, mi conviene che la struttura si trovi vicino alla nostra base. Peraltro, dove il terreno è più pianeggiante. Quindi, segnacolo qui. Ok, direi decisamente molto più dritto. Era tutto piegato di lato di 45 gradi quasi. Perfetto. Ok, ricordiamoci di tanto in tanto di tornare qua dalle nostre amorevoli apine. Oh, ma guardale le farfalline, piccole stelline. Tranquille che adesso vi libera lo zio telone. Ok, l'indicatore dovrebbe salire ulteriormente una volta che le avremo inserite in questo display. Così. Ottimo. E... oh, ma guarda che belle che non sono! Aspetta, vediamo un po' se la mia teoria era corretta. Sì, condividono lo stesso slot praticamente, perfetto. Quindi potete dedurre che avremmo bisogno di un bel po' di queste cupole per le farfalle. Ce ne serviranno veramente uno sfacelo. Per mia fortuna, il lago è bello grandino. Pertanto ci possiamo estendere lungo tutta la sua superficie senza il benché minimo rispetto. Ottimo, nel frattempo si sta a scatenare la tempesta perché mai una cocchia di gioia. Però sono contento per le farfalle. Ok, ora dobbiamo trovare le larve, quelle rare. Anzi, datemi mezzo secondo che ritorno all'interno del laboratorio. Ci servono un paio di display adatti a questo luogo. Come ad esempio l'indicatore della biomassa che mi sgnacchi direttamente qua. Perfetto, così possiamo tenere sotto controllo la produzione attuale di insetti. Guardate quanto sta aumentando esponenzialmente, 50 grammi al secondo. Non è molto, però wow, sì, la biomassa sta aumentando a livelli assurdi, soprattutto grazie alle piante. Non abbiamo ancora animali e di sicuro non abbiamo dei pesci. E casomai mettimi anche il display della terraformazione, così posso tenere sotto controllo i nostri progressi complessivi anche mentre siamo a questo laboratorio. Abbiamo quasi raggiunto i 7 GTA di terraformazione. Livello di idratazione critico. Vado a bere, rompi palle. Oh, sembra di stare a casa della nonna praticamente. Solo che la mia era friulana, non ti dava l'acqua o il succo di frutta. Ti dava il vinello o la grappa, ma lasciamo stare. Il Friuli è un posto differente, ragazzi. E arrivati a 7 abbiamo sbloccato il progetto del filtro dell'acqua. Beh, deduco che ridurrà il consumo di ossigeno in acqua. Consente di bere direttamente dai laghi. Oh, così non mi devo più rompere le palle. Aspetta, aspetta, salvami il progetto che te lo crafto subito adesso, now. Sono tutte risorse che dovrei avere. Guarda, il tessuto lo avevo anche da parte. Bucio di culo, poi serve... non magnesio, sì, avevo ragione io. Magnesio, alluminio, perfetto. E un po' di acqua e pepite di bioplastica. Ciao, bottiglia d'acqua, quando è che ti ho buttato a terra? Molto gentile, unisciti a me. E olè, abbiamo tutte le risorse. Mi piace quando non devo tirare troppi porchi per sbloccare i nuovi progetti. C'è solo un piccolo problema. Non abbiamo spazio per inserire il suddetto accessorio. Pertanto ci serve... forse era qui? L'esoscheletro G3. No, l'asta di uranio no. Sei un pezzente maledetto. Posso rinunciare a qualcosa? Direi di no. E tutta roba... ah, fissare progetto è completamente inutile. Cioè, no, ogni tanto è utile, ma lo stato attuale poter bere in acqua è una bella comodità. E mi stavo completamente dimenticando. Grazie, progetto ricevuto, cibo di alta qualità. Finalmente riusciamo a mangiare la roba buona. Dicevo, mi stavo completamente dimenticando che finalmente... recupera uno, recupera due. Possiamo smantellare questi produttori di alimenti che abbiamo, non dico dall'inizio del gioco, ma ci siamo capiti. Perché un po' di episodi fa abbiamo sbloccato la versione G2, che consuma un po' più di corrente, ma come avrete capito siamo a posto da quel punto di vista. E dovrebbe produrre il cibo, diciamo, più o meno al doppio della velocità. Ciao caro. E come faccio a riconoscerli? Ah, ok, c'ha il sotto un pochettino più dorato. No, cos'è il terreno? Non lo so nemmeno io. Ok, mettici i semi di melanzana. E... ah, la crescita parte direttamente dal 30%. È una bella comodità. Velocità di crescita 1-1 contro 0-6. Bene, molto ma molto bene. Quindi sì, letteralmente in pochi minuti avremo tutto il cibo di cui il telone potrebbe mai aver bisogno. Ora, dove cocchio lo crafto io sto cibo di alta qualità? Oh, signori! Ok, ci manca ancora un sacco perché 25 GTI, ciaone. Avremo in futuro il teletrasportatore. Che bella notizia. Però non ho capito dove craftare il cibo. Proprio gioco non mi ha detto nulla in merito, a meno che non ci sia una struttura specifica di cui non so nulla, ma boh, io non la trovo. Forse dobbiamo sbloccarla con i chip dei progetti, perché non c'è da nessuno. Io volevo mangiare la roba buona. Ma che cocchio. Fatto sta che la terraformazione deve aumentare, figlioli. O qua non la finiamo più.
Allora, dovrei avere abbastanza spazio e soprattutto energia elettrica per craftare un ulteriore trivella G4. Aspettate che avevo sgnacato le une addosso alle altre per cercare di farle raggiungere dal moltiplicatore, ma... No, in teoria sì, in teoria dovrebbe essere raggiunta anche essa. Perfetto. Dobbiamo continuare a craftare ste macchine, figlioli, o qui davvero impiegherò un miliardo di episodi. Aspetta un attimo, ma io posso passare là in mezzo? Ah, dobbiamo provare appena possibile. Domani mattina vedo di ripartire all'avventura. Ho bisogno di quelle stracocchie di larve. Ciao, seme di nulla. Ho un'idea molto ma molto porca da realizzare con te. Mi serve della corteccia di albero, che non ho, ma la posso andare a recuperare. Perché potremmo aumentare il moltiplicatore di ossigeno del 150% piantando una nuova tipologia di alberi. Ah, ragazzi, volete ridere? Sono venuto qua e ho scoperto il cibo di alta qualità. Sì, dove facciamo i mutageni e i campioni di batteri? Ci craftiamo anche il cibo, che ripristina 90 di salute, ma richiede del miele e dei fagioli. E dopo vado a raccogliere il miele, porta pazienza. Aha, trovata. Perfetto, sapevo di averne un po' in giro. Anche se onestamente mi converrebbe continuare a lanciare razzi a profusione. E il telone disse mi sia sbloccata una nuova pianta. Vai caro. Speriamo che la macchina non ci impieghi 841 anni. Nel frattempo sta risorgendo il sole, quindi devo davvero darmi una mossa. Ok, tanto che c'ero, visto che le larve le abbiamo, ho craftato altre farfalle standard, così aumentiamo il moltiplicatore di insetti. Ok, il sole è sorto a sufficienza. Ho messo un po' di finestrelle, perché sennò mi sale la depressione. E voilà. Ok, saranno le stesse farfalle. Però ora se torno indietro, vediamo un po'. Insetti, 85 grammi al secondo. Non male, decisamente non male. E direi che siamo virtualmente pronti a partire all'avventura. Zio Billy, quanti giri che sto facendo in sto episodio. No, Lonino, ti sei dimenticato degli alberi. Porcaccia la miseriaccia, gli alberi, Lonino. Ah, siamo appena al 90%. Che palle. Dove poi ho mollato l'ossigeno? Grazie, caro. Per adesso bevi quest'acqua e magna delle melanzane. Va bene così, dopo ti crafti il cibo quello dei bambini fighi. Allora, per variare, direi casomai di piantare un po' di alberi anche da quest'altro lato, altrimenti non cresce nulla. Abbiamo lo spargitore di alberi che mi sgnacchi tipo qui. Olè. E all'interno ci mettiamo il seme dell'albero cernea. Ottimo. Ok, io vedo di farmi un bel viaggetto, figlioli. Cerco di raggiungere quella zona perché sono proprio una cifra curioso. Oh, ma dai, guardate che roba. Spuntiamo praticamente in parte alle cascate che abbiamo visto prima. Cioè, fatemi capire bene, io ho fatto il giro dell'oca per nulla. Cioè, come io mi incocchio proprio una cifra, se è vero? E la risposta è... Oh, ma dai! Ero proprio qua, ve lo giuro, ero tipo qua in parte prima. Va bene così, Lonino, ama il mondo, ama il mondo. E letteralmente a 10 secondi, ecco laggiù la struttura che abbiamo utilizzato, ma porca la miseria, per cercare di non schiattarci male male. Ma... Ne voglio parlare, gente, non ne voglio parlare. Figlioli, stavo dando un'occhiata in zona alla ricerca di insetti e ho trovato... Oh mio Dio, salve? Dei funghi? Funghi abbastanza inquietanti, aspettate che sta caricando il bioma con estrema lentezza. Ho trovato i funghetti! Vai che ci si fanno le peggio tagliatelle! Il fiume dei funghi, si chiama così, me l'ha detto il gioco tramite un achievement secondario. Ci posso mettere i miei santi piedini dentro? Aspetta un attimo, cos'è che dice? Bevi? Siamo sicuri? Ok, non ci sono problemi. È acqua relativamente potabile, dice il gioco. Ci posso anche fare il bagnetto? Quanti allucinogeni stanno entrando nel mio corpo? Oppure spore che mi uccideranno fra atroci sofferenze? Oh, buongiorno, come non detto, almeno c'è una chest. Senti, prendimi sempre la superlega e lo zolf. Perfetto. Aspetta un attimo, ma quelle sono strutture umane. Ah, direi che qualcuno qui aveva costruito cose. Buon salve. Apri altare del custode. 464. Queste sono delle coordinate? Sono andate bene in basso a sinistra o io stesso delle coordinate? Chiave del custode. Questo misterioso dispositivo sembra essere una chiave per aprire un meccanismo. Ok, abbiamo trovato una chiave aliena. E abbiamo anche le indicazioni su dove usarla. Direi bene. Cioè, a parte le spore che sto sniffando come non ci fosse una tossicodipendenza. Ma... Va bene. Ho trovato un'ulteriore chest. Ti prego, cos'è rare faighe? Ma perché? Dico rare faighe? Temide roba che trovo dovunque. Non mi sto irritando minimamente. E non ho trovato mezza larva neanche a pagarla. Un sacco di risorse standard. Anzi, risorse con cui possiamo fare velocemente una base di fortuna, così non ci muoio. E poi è il silicio quando serve. Silicio! Perfetto. E un campioncino di ferro che abbiamo in parte qua. Olè! E il telone disse mi si è craftata la porta. A posto, a posto.
Ottimo, ci servono davvero queste stanze tipo dovunque. Li ho tipo sbloccati 841 anni fa. I fari ti aiutano a orientarti praticamente. Vivarium. Oh, mi sa che abbiamo completato il coso degli insetti. Molto bene, molto bene. Dicevo, sono praticamente dei radiofari che ci permettono di individuare più facilmente le varie zone. Larva comune, dai. Dammi quelle belle. Ok, ho trovato un'altra via d'uscita nel frattempo. Vediamo un po' dove spawniamo. Ah, siamo ritornati qui. Ok, è tutto collegato praticamente. Collega i vari biomi. Buono sapersi. Ma io non avevo trovato un sacco di larve non comuni negli scorsi episodi. Giurerei di sì, perché sto registrando tutte queste puntate tipo una dopo l'altra. Quindi comincio a fare un po' di confusione con la cronologia e tutte cose. Buono gente, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Sì, per adesso sto pre-registrando la maggior parte delle puntate, perché devo prendermi avanti col lavoro, casini di vita vera, chi più ne ha più ne metta. Nel prossimo vi dico solo che l'aria comincia a diventare un po' più respirabile, sblocchiamo alcune strutture interessanti, esploriamo dei biomi mai visti prima d'ora, trovando niente po' di meno che, alleluia, oserei dire, la grotta piena zeppa di uranio. Sì, abbiamo trovato la miniera d'uranio, figlioli, non ci credo mai nella vita. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace o vi faccio bullizzare male dalle api, ora le posso produrre. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!